oggi vedremo insieme come cucire una gonna arricciata per una bambina. Useremo la parte di sotto di questo cartamodello, di questo vestitino. Infatti vediamo che abbiamo sia la parte superiore, ma nella parte inferiore abbiamo questo pezzo che utilizzeremo per cucire questa gonna per una bambina. E adesso vedremo insieme come realizzarla. È un progetto molto facile e veloce, il modello è 35 del supplemento dedicato ai bambini, quindi avrete tanti modelli lì da quali potete scegliere. Vi dico anche velocemente che se volete realizzare tutto il vestitino, basta utilizzare il metro speciale della Taliodoro, misurare la bambina sulla parte superiore e in questo modo potete anche utilizzare il cartamodello della parte superiore. Anche se questo cartamodello è molto facile e veloce da realizzare, non ci dimentichiamo anche qua di andare a segnare sia il dritto filo per la nostra stoffa che anche nella parte superiore la ricciatura. Dopo aver tagliato la stoffa aggiungendo margini di cucitura, partiamo con la cucitura sulla lunghezza e faccio la cucitura alla francese. Quindi, in questo caso sono sul dritto della stoffa e faccio una cucitura a piedino, dopodiché vado ad eliminare il margine, rigiro tutto e di nuovo faccio una cucitura a piedino. Le misure troverete già sul modello stesso per 6-10 anni circa, ma potete anche modificarle sia la lunghezza che la larghezza. Ad esempio, per la larghezza potete raddoppiare la stoffa rispetto alla circonferenza vita della bambina. Ho preparato anche la parte del cinturino, quindi ho ripiegato all'interno 1 cm e vado a cucire a riva lasciando uno spazio per poter inserire l'elastico e ho aggiunto anche un po' sopra per poter creare una balsa molto carina. Ricordatevi di lasciare uno spazio aperto di circa 5-6 cm vicino alla cucitura alla francese da poter inserire l'elastico all'interno. Prima di andare a inserire l'elastico, faccio questa cucitura nella parte superiore per poter appunto creare una balsa che si creerà automaticamente una volta inserito l'elastico. Adesso prendo la spilla da baia e vado a inserire l'elastico, facendo attenzione a non farmelo scappare dall'altro lato e vedrete che in questo modo si creerà automaticamente una bellissima anche balzina sopra il nostro cinturino. Una volta fatto anche l'orlo, la nostra gonna è pronta.